Ciao a tutti, oggi è un video di prova, non lo so, non sono abituata a fare vlog, però ho pensato che magari può essere una cosa carina in quanto adesso sto andando a prendere il bus e poi la metro, che vado in centro a Londra. Oggi andiamo a vedere Winter Wonderland, che è questo parco natalizio, diciamo, in mezzo ad Hyde Park. E poi andiamo a un evento che c'è sempre in centro, un aperitivo italiano con lo spritz, che io ovviamente non verrò, e la pizza e altri piatti fatti al momento da italiani. Vediamo se ne vale la pena, ho pensato di portarvi con me, magari vi può far piacere. Allora, venerdì avevo iniziato un vlog in cui dicevo che andavo a Londra, saremmo andati a Winter Wonderland e poi un evento che c'era in centro, tipo un aperitivo. Allora, a Winter Wonderland siamo andati come avete visto. Dopo però faceva veramente freddissimo, eravamo già in giro da un po', e quindi dato che comunque la bimba era con noi eccetera, abbiamo preferito prenderci una pizza da Franco Manca al chiuso e poi tornare a casa come dei bravi vecchietti genitori come siamo. Il video era un po' corto e quindi mi spiaceva pubblicarlo così, allora ho pensato di unirlo insieme a quello di oggi, dove praticamente sto andando in centro. Fa talmente freddo che mi lacrimano gli occhi. Sto andando in centro a incontrarmi con una mia amica, che anche lei ha un bimbo più o meno dell'età di Lidia. Andiamo a mangiare qualcosina e facciamo un giro. Ci troviamo nella zona di London Bridge e ho pensato di portarvi con me e fare qualche ripresa, così vedete qualcosina di Londra anche di giorno. Se l'idea vi piace, penso che continuerò anche le prossime volte che vado. Mamma mia, questo occhio qua. Se vi piace, penso che continuerò anche le prossime volte che vado a portarvi con me.
per chi se lo chiedesse qual è il modo migliore per andare a Londra con un bambino, la mia risposta è assolutamente la fascia. La fascia, perché i bus sono sempre molto pieni con i passeggini e ce ne stanno solo due alla volta, e quindi rischiate di essere molto in ritardo sulla vostra tabella di marcia per poter salire sul bus. Non tutte le stazioni della metro hanno le facility per le carrozzine, sedie a rotelle per intenderci, quindi rimane anche un po' complicato scendere col passeggino, e io mi trovo molto bene con la fascia e ritengo che sia proprio uno dei metodi assolutamente più semplici per poter andare a Londra. Giornata finita, siamo andati in questo posto, come avete visto, che si chiama Valentina e rimane in zona Tower Bridge, come dicevo. È davvero molto molto carino come posto, fa italiano da mangiare e devo dire anche molto buono. Abbiamo preso, come avete visto, gli gnocchi, io col gorgonzola e le noci, poi ci siamo concesse una panna cotta, davvero buonissima, molto più buona di tante che ho mangiato anche in Italia, strano ma vero. Un po' caro come posto, però comunque buono, quindi ogni tanto ne può valere anche la pena. Lidia si è appena addormentata in fascia perché prima era sveglia, adesso arrivo a casa, sistemo in frigo un arancino perché ho preso un arancino da mangiare stasera e niente, poi sistemo un po' la casa, cucino ed è finita la giornata. Se questi, chiamiamoli vlog, vi piacciono, ditemelo, che poi man mano che vado in giro ne farò altri e ci vediamo magari prossimamente.